Sono contento perché insomma tutto quello che mi lega ancora di più a Napoli, al nostro territorio, io mi sento orgoglioso. Poi è stata scelta una cravatta marinella per rappresentare tutto questo, quindi io sono particolarmente contento. E appunto, come dicevo, rappresentare la città dove sono nato e cresciuto è un'esperienza unica. Questa è una cravatta ovviamente istituzionale che deve rappresentare Napoli e ovviamente l'eccellenza della nostra Campania, della nostra città nel mondo. Come è fatta, come è stata realizzata, allora, come è stata pensata? È stata pensata con un classico blu tinta unita, che quindi è sinonimo di classicità ed eleganza, con il simbolo della città metropolitana di Napoli. La città metropolitana si fregia di questa cravatta istituzionale, diceva però prima il dottor Marinella, che si potrebbe pensare addirittura a cravatte per ogni tipo di monumento, magari di situazione che rimangono all'interno del territorio dei comuni della città metropolitana. È chiaro, sicuramente c'è una grande collaborazione, ma soprattutto una grande idea di un grande progetto dove vede Napoli protagonista, ma vede Marinella al centro di questo progetto. Perché credetemi, la grande difficoltà nel tempo è stata quella di dividere il pubblico con il privato. Io penso che il pubblico e il privato sono la stessa identica cosa. L'unico obiettivo è quello di concorrere al bene, quindi quando si concorre al bene si dà la possibilità di poter costruire nell'ambito della cultura, anche alla luce di questo grande momento di difficoltà che abbiamo vissuto del Covid, imprese importanti come quelle di Marinella debbano essere in prima linea per ricostruire una città sempre più vivace, sempre più interessante sul lato del turismo, per dire noi ci siamo, ci saremo. Dobbiamo in un certo qual senso immaginare che l'area metropolitana è tutta l'area vasta, quindi c'è Pompei, c'è Portici, la Reggia di Portici, c'è la Casina Vanvitelliana, ci sono tanti e tanti monumenti che hanno rappresentato nel tempo un grande, come dire, risultato di cultura. Questa cultura è una cultura che vede l'imprenditoria di Marinella, ma tante altre imprenditorie in prima linea. Quindi il monito della politica, la politica attenta al bene, è quella di contribuire ogni giorno alla crescita di questa città.